Ristorazione nel mondo, ecco quanto vale secondo il monitor di Deloitte, albergatori come fabbricatori di futuro, lo dice il presidente di Federalberghi. Molto molto bene la prima edizione di Mixology Experience a Milano, mentre sempre con gli shaker pronti all'uso si prepara il bar show a Roma. Concludiamo con la classifica dei maggiori bevitori di birra al mondo. Sapete quanto vale la ristorazione nel mondo? 2.221 miliardi di euro, in crescita del più 15,6% rispetto al 2020. Resta però ancora lontano il valore di 2.603 miliardi del 2019. Lo attesta il Food Service Market Monitor di Deloitte. In questo contesto l'Italia si piazza al primo posto nella ristorazione di qualità in Europa e al sesto nel mondo. Complessivamente il posizionamento dell'Europa rimane stabile, mantenendo il 18% del mercato. L'area Asia-Pacifico si conferma il mercato principale, assorbendo da solo il 48% del totale, mentre con il 24% delle quote il Nord America consolida l'espansione registrata nel 2020 e si dimostra l'area con tasso di crescita maggiore per l'anno in corso. Gli albergatori si sentono fabbricatori di futuro ed il cambiamento passa anche dal servizio offerto tramite ristoranti e bar. Così il presidente di Federalberghi, Bernabò Bock, commenta le principali evidenze del rapporto sulla ristorazione in albergo recentemente presentato. L'indagine di Federalberghi rileva che la gran parte degli intervistati intende potenziare e cambiare il servizio offerto tramite ristoranti e bar. Le formule tecniche per procedere in questo senso sono svariate. L'importante oggi è operare il cambiamento, ribadisce Bernabò Bock. È stato un successo oltre ogni aspettativa la prima edizione di Mixology Experience in scena al Superstudio Maxi di Milano, che ha visto shakerare i migliori barman italiani e le più importanti industrie di produzione. In perfetto stile Milano da bere, la kermesse è stata anche vissuta in città, coinvolgendo i locali nella Mixology Week e le pizzerie nel format Pizza e Mixology. Restiamo in tema Mixology per annunciarvi il bar show a Roma, appuntamento il 30 e il 31 maggio al Palazzo dei Congressi. L'evento vedrà sulla ribalta le star del settore, in agenda conference, talk, masterclass, con l'obiettivo di sostenere e raccontare il mondo del beverage e dell'hospitality. Una 2 giorni che torna dopo il grande successo dell'edizione numero 1 nel 2019. Per questa edizione il claim è Shake It, un gioco di parole che strizza l'occhio al bartending, ma soprattutto lancia un messaggio deciso alla ripartenza. Quali sono i paesi del mondo nei quali si beve più birra? Secondo la rivelazione della Kirin Holding Company, al terzo posto nel mondo ci sono gli austriaci, 104,8 litri pro capite. Per qualche bottiglia staccano i tedeschi. Al secondo posto gli abitanti delle isole Seychelles, 114,6 litri pro capite all'anno. Hai capito questi seychellesi? Al primo posto incontrastati i cittadini della Repubblica Ceca, con 142,6 litri pro capite. L'Italia dov'è? Manca nella top 10. E già, non siamo un popolo che va a tutta birra. L'ottimismo è il profumo della vita, ve lo ricordate? Lo diceva il poeta Tonino Guerra in una famosa pubblicità. Ma cosa devono fare i poeti per vivere? La pubblicità. Ma aveva ragione? È proprio così? Ma è proprio così? Insomma, qualche dubbio un certo George Bernanos ce l'aveva. Infatti diceva: l'ottimista è un imbecille felice, il pessimista è un imbecille infelice. E allora ragazzi, imbecille per imbecille, meglio la felicità sempre, tutta la vita.